Siete tutti magistrati voi? Lei la conosco, quindi... Perfetto. Questo è il governo che boicotta pure i microfoni. Ok? Sì, adesso sì, mi sento. Mi sentite? Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Oggi siamo qui, terza giornata, giornata conclusiva del congresso nazionale dell'ANM. Siamo qui con Pier Francesco Di Liberto. Tra l'altro sono stati due giorni molto intensi, con interventi importanti, e abbiamo avuto anche delle presenze importanti a partire dal ministro della giustizia, di cui adesso parleremo, che è venuto ieri. Però abbiamo avuto anche... è ancora a Palermo, no? Sì, è rimasto 32 minuti. Anzi, 33. Ho un po' di sale così. Toccate e fuga, non è venuto qua ieri mattina, ma è subito andato via. E poi abbiamo avuto due leader politici, ieri la Schlein, ieri mattina, ieri pomeriggio Matteo Renzi, e tra un po', non so, credo tra una mezz'oretta, arriverà anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. E adesso ci sei tu. Cioè, è un bene, allora, o è un male, non lo so. Piff lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, anche se è stato lasciato fuori, non lo volevano far entrare perché non aveva il pass, giuro, è vero, sono dovuta andare io a prenderlo. No, il primo blocco ha criticato la mia panda, mi ha detto: Piff, ma con sta panda tu vai in giro, perché io c'ho una panda Yang. E poi invece qui davanti, e qui non detto, no, lei non può entrare, non so se... ci sono andata io, ho detto: guardi, garantisco io, lei chi è? Manco io, quindi alla fine insomma ci siamo riusciti, adesso siamo qua. Allora, lui è, sapete, sceneggiatore, regista, scrittore, attore, conduttore radiofonico, è Piff, insomma, perché ci sono tanti modi di raccontare le cose, e Pier Francesco Di Liberto è riuscito a trovarne uno, devo dire, davvero molto interessante, perché è un misto di ironia, però anche di levità, quindi riesce a raccontare anche le cose più difficili, anche dolorose, più complicate, in modo tale che ci sia anche un velo di leggerezza, seppure nella profondità delle cose. È inevitabile partire da questa città. Siamo a Palermo, siamo a maggio, tra qualche giorno sarà il 23 maggio, che per noi è una data molto importante, una data molto particolare. E... ma non per il resto d'Italia. No, anche perché quel giorno credo che ci sia un importante incontro TV. Sì, no, questa è successa una cosa ieri, Rogevo. Io sono molto moralista e bigotto, punto sempre il ditino, quindi forse sono, ringraziando il cielo, uso la commedia per sdrammatizzare, però tendo a dire questo non si fa. E c'è un incontro fra la Schlein e la Meloni. Da Vespa. Il 23 maggio. E questo ti fa capire, cioè, quando un palermitano quando legge il 23 maggio dice: ma siamo tutti rimasti un po'. È come se uno dicesse: facciamo a Natale. Dice: come a Natale? Però la verità è che voi non tutti siete palermitani, evidentemente. No. È che la verità è che per noi palermitani il 23 maggio è un giorno eccezionale, e purtroppo col tempo il resto d'Italia no, ma non perché la vita, uno si distrae, e quindi io quando ho letto il 23 maggio ho detto la Vespa, dico: ma perché? Io se fossi stata la Schlein proprio con tutti i conduttori, vabbè, però questo giochi un derby a casa del no. Beh. Però il 23 maggio ti fa capire che appunto per il resto d'Italia, ma del resto quando ci sono stati 30 anni dall'anniversario, io ho fatto una riflessione, ti brucio le domande. Io sono nato nel 72, io sono nato circa 30 anni dopo, circa a fine della Seconda Guerra Mondiale, e feci questo ragionamento. Per me Churchill è un personaggio della storia che non mi riguarda. Un ragazzo, un bambino, una bambina che nasce oggi, Falcone, sarà come per me Churchill. Cioè, una cosa che... non gli riguarda, è storia. Invece tra l'altro anche molti magistrati ho visto che sono molto giovani, quindi nel 92 o erano appena nati o comunque erano bambini, dico bene, perché ho visto molti, esatto. Questo è un dramma per chi noi, perché ci c'eravamo. E allora soprattutto chi fa il mio lavoro, la difficoltà qual è? Far spiegare ai giovani di oggi che non è un capitolo chiuso, anzi, che le stragi di Capaci, quelle di Via D'Amelio, non sono un capitolo chiuso, che riguardano anche loro, non è storia passata.
come sarebbe, cioè sarebbe bello se fosse tutto chiaro e chiusa lì. No, purtroppo non lo è. Sappiamo bene e che quindi... ci sono ancora dei processi in corso proprio su questo. Quindi in vista del 23 maggio tu giri molto per le scuole, incontri i ragazzi, sei stato di recente in Veneto, insomma hai incontrato i ragazzi, 500 studenti e continui a parlare anche in televisione nei tuoi programmi, il Marziano, ma non soltanto, insomma di mafia, di antimafia e di memoria. Ecco, appunto, siamo a Palermo e siamo qui davanti a una platea di magistrati. Oggi la memoria a volte si dice e sembra quasi che ci sia un po' di retorica. Tu che ne parli sempre, soprattutto con i ragazzi, oggi che cosa rappresenta la memoria? Ma la retorica ci vuole, però se c'è la base, la retorica di per sé non è nulla. E ripeto, in realtà la scommessa è... Allora io dico sempre, quando parlate di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti gli altri, ricordateli come persone vive, perché noi, secondo me, facciamo un'ingiustizia quando noi ci concentriamo sulla loro morte, perché noi ci dobbiamo ricordare com'è che sono, perché sono arrivate a morire così, è quella la loro forza. Io faccio... per me la lotta all'antimafia è una lezione di vita che va al di là della lotta alla mafia, perché dire 30 anni fa, 40 anni fa in questa città, dire io voglio sconfiggere la mafia era una follia, era uno che diceva io voglio sconfiggere, era pazzo, è una follia, però è un dato di fatto che grazie a quella follia noi viviamo meglio. Questo è un dato di fatto, no? Anche perché dopo le stragi la società civile, no? C'è stato cambiata, risveglio, c'è stato il comitato dei lenzuoli, è successo qualcosa, però poi negli anni è arrivato Totò Cuffaro, tu dici come minchia è possibile dalle lenzuole a Totò Cuffaro, è successo. Questa Totò Cuffaro è la dimostrazione che non bisogna mai abbassare la guardia, perché io non ho paura di Totò Cuffaro, dico Totò Cuffaro, ma potrei dire anche altri, sono stato querelato da un senatore del PD perché dicevo al segretario del PD di allora, questo signore è stato beccato dai carabinieri a parlare con un mafioso, di affari e raccomandazione, cacciatelo via dal partito. Lui, io scopro che mi querela. Che oggi non è più senatore. Che non è più senatore. Devo dire, l'unica cosa che ha fatto Renzi, questo lo va riconosciuto, poi ha fatto delle idee, però l'unica cosa. Lui, io mi vado a rinnovare il passaporto e la poliziotta dice, ma lei ha problemi con la giustizia? Ho detto, ma no, che io sappia. No, perché c'è una querela. Da dove viene? Guarda, non glielo potrei dire, da Enna. Affanculo Enna, io sa uno. Ma la cosa incredibile è che lui mi querela non perché ho detto che si è incontrato con un mafioso, ma perché ho detto al segretario del partito PD cacciatelo. Cioè era capire. Però mi va ancora in corso la querela. No, il problema è dover andare al tribunale di Palermo a cancellare sta cosa che è stata archiviata. Anzi, non so se per osmosi, se lo dico a voi, perché non ce lo farò mai. Scusa, vediamo qua se ti posso non lo farò mai andare al tribunale perché mi rompe le palle. Cioè, non lo farò mai. Però questo, quello che dico nelle scuole, ma lo dice Borsellino meglio di me, ovviamente, in un discorso a una scuola di Bassano del Grappa. Qualche settimana prima di morire, che ha detto la magistrata è ancora più forte. Quello che dico nelle scuole: se io sono il sindaco di un paese e ogni sera vado a cena a casa del mafioso, ogni sera, ma proprio praticamente un mafioso è stato in carcere che è il mafioso del paese, se la magistratura non dimostra che ci sia stato un guadagno, voi mi insegnate, non è un reato di per sé. Io sindaco che vado a cena con un mafioso non è un reato. Ma infatti quello che dico io, non succederà mai niente, non cambierà mai niente se la lotta alla mafia non viene considerata non una questione solo penale, anche etica, ma è una questione morale. E questo è lo scarto che in questa città non avviene. È una questione morale.
io... Tu sei intervenuto 2 anni fa qui a Palermo. Beh, infatti io in occasione sono stato proprio qua, c'era tra l'altro c'era sempre la sfiga che fanno le elezioni del sindaco di Palermo a ridosso del 23 maggio, e perché sono a giugno di solito e quindi c'è sempre sta rietta un po' elettrizzante. E 2 anni fa hai creato qualche momento, diciamo, di polemica su questa vicenda. Sì, sì, perché c'era il sindaco di Palermo, la Galla. Non era ancora stato eletto. Era candidato sindaco. Che era stato appoggiato da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri. Pacciani era morto, quindi non lo poteva appoggiare. Ora, io ho fatto una premessa. E lo rivendicava anche. Lo rivendicava. Era una cosa assolutamente pubblica. E ho detto, secondo me, io ho letto una lettera di Lira Abate, tra l'altro, quindi ho detto, casomai mi querela Lira Abate, io sono leggendo. Secondo me, signor sindaco, signor La Galla, se lei domani va, era il 22 maggio, a una manifestazione per ricordare Falcone, secondo me... sentirà un grandissimo e sentito vaffanculo. Non è che io le sto dicendo vaffanculo, secondo me rischia. Non si presentò, ma il problema, ora che ormai è fatta, è che il vaffanculo non arriva dalla gran parte della città, ma non perché è illegale, appunto, perché è moralmente schifoso essere... Fai il sindaco di Palermo, che problema c'è a Palermo? La mafia, e quindi essere... Cioè, stiamo parlando del nulla. Tra l'altro, incidente diplomatico, perché La Galla era un amico di famiglia, parlo al passato, che non so l'ora. Quindi, incidente diplomatico. Tra l'altro anche Alfredo Morvillo, che è il fratello di Francesca Morvillo, intervenne dicendo che effettivamente... Ma infatti, tra l'altro, loro pensano che io faccio queste cose su perché Morvillo mi ha detto, loro pensano che sia io, che penso che io sia la mano armata di Morvillo, coraggio. Però la verità è che la gran parte di questa città non lo considera uno scandalo. Questa è la verità. Ma è già il fatto di non andare a votare è una cosa che non dovresti fare. Perché l'altro dato incredibile è che di solito quando c'era una bassa affluenza, io ero felice. A Palermo bassa affluenza, vai, vanno a votare quelli che ci tengono. Qui c'è stata una bassa affluenza e ha vinto quello che di solito avrebbe perso durante la... Anche perché ormai il partito vincente è proprio quello dell'astensionismo, che insomma sfiora il 50% e oltre. E a proposito di antimafia, non possiamo non parlare di quello che è antimafia oggi, no? Perché a distanza di 30 anni, anche con quello che è successo dal punto di vista giudiziario, perché c'era un'icona dell'antimafia come un ex ormai giudice, che è Silvana Saguto, che è stata... condannata, è stata il Saguto dovreste riunire voi magistrati e dire, ragazzi, com'è stato possibile? Cioè, creiamo dei meccanismi affinché una cosa del genere non possa più succedere, perché cosa succederà? Lo sapete benissimo, che se quando una lotta, un simbolo della lotta antimafia diventa quello che è, come il direttore della scuola, la direttrice della scuola dello Zen, la preside, un passo avanti, 100 passi indietro, portava anche le merendine a casa, è tutto un magna magna, siete tutti schifosi, fa tutto schifo, a me che me frega combattere la mafia. Infatti un'altra cosa che tento nel mio piccolo quando vado alle scuole, c'è un solo modo per non essere deluso dalla lotta dell'antimafia, decidere che il leader dell'antimafia sei tu sei il leader di te stesso, perché sta cosa del è il regista antimafia era un po' diciamo un po' coglione, perché diceva che Muccino può fare quello che vuole, non dico Muccino con noi, è come il giornalista antimafia, perché gli altri che non sono antimafia non fanno antimafia, questo recinto è molto comodo, quindi sono tutti citando appunto a tante affacciate alla finestra, appena sbagli allora vedi, no, io voglio il panettiere antimafia, il benzinaio antimafia, il cameraman antimafia, il microfonista antimafia, è troppo comodo. Perché un'altra cosa che bisogna fare, quando parliamo di Giovanni Falcone, Paolo Borsellini e tutti gli altri, pensate come persone vive con tutti i difetti,
perché mettere nell'alterino Giovanni Falcone è troppo comodo. E allora mi dicono che abbiamo 5 minuti, volevo parlare anche di Messina. Ma Conte, dov'è Conte? Non c'è mai. Stiamo aspettando Conte. Niente. Anche perché allora io devo reclamizzare una cosa, però volevo Conte per reclamizzarlo. E cioè? Vabbè, niente di clamoroso, però lo sfruttavo Conte. Lei ci avrà il numero di Conte, non c'ha, che lo chiami. Senatore, lo chiami, gli dica di venire adesso. C'ho una cosa, mi devo pure spogliare. No, gli dica, non si può perdere una scena del genere, gli dica di anticipare il suo arrivo, tanto era previsto per le 10:30. Beh, quindi, ha paura del confronto. Vediamo, aspettiamo qualche altro minutino e vediamo che cosa succede. E allora, ieri, come dicevo, è venuto qua il ministro Nordio, si è parlato di separazione delle carriere. Il ministro Nordio è quello che diceva le intercettazioni non servono perché tanto il mafioso non dice al telefono di essere mafioso? Sì. Ah, ok. Lui. E lui pensava... Toto, senti, sono Salvatore, quello che ha fatto l'inciucio... E ha fatto giuramento alla mafia nel 74, ti ricordi? C'era Roberto lì, Tommaso, eravamo là, ti ricordi? Io! E poi mi dice, ma cosa stai dicendo? Ah, cazzo, minchia, l'ho detto, non devo dirlo! E lui ieri ha detto... che l'indipendenza della magistratura per lui è un dogma, quindi è intoccabile, non si tocca, perché sa che c'è tutta, abbiamo parlato di separazione delle carriere, ho cercato diciamo di renderlo leggibile il tutto. Allora insomma. Io questa cosa, allora, ne abbiamo parlato, perché io... Gli ho mandato un promemoria. Cioè per quanto... Lui mi ha detto, ma me la spieghi sta cosa? No, nel senso che è una cosa, ve lo dico da fuori, da cittadino, non so come, da uno che sta fuori, da... No, che voi non siete, però siete dei tecnici e vivete in questo mondo. È una cosa che da fuori. E quindi cosa hai capito tu sulla situazione? No, io quello che ti dico ieri, che ho detto ieri, a parte che se, anche se fossi a favore col cacchio che dico davanti a tutti, separato. Ho saputo che c'è un kamikaze tra di voi. Allora, io dico la verità, ora la gente un po' burla, ma un po' è così. Sulla carta a me mi sembrava una buona idea. Ma se ne parlava da anni, questo sono più di 30 anni che si parla di separazione, già Berlusconi lo diceva. Esatto, il periodo di Berlusconi. Io dicevo, beh, giusto, perché uno deve, uno accusa, l'altro deve prendere il giudizio, che siano separati mi sembra una cosa sensata. Poi Berlusconi ha detto la stessa cosa. Ho detto, se Berlusconi dice che è giusto, non lo so. Sulla giustizia era il mio parametro. Ora però adesso se ne parla, addirittura ieri Nordio ha detto non so quando, perché ci sono per ora le elezioni, campagna elettorale, ma si farà la separazione delle carriere, e quindi adesso stiamo diciamo cercando che in questo di... momento si sentono, cioè dei tempi di no, si sentono, cioè in questo momento si sentono che possono fare quello che vogliono. E infatti voglio la sindrome, sì, no, ormai il mondo della medicina è ormai la ribattezza della sindrome di Matteo Renzi, cioè poi finisce, perché prima o poi perdono la cosa. Però io non lo so, ora il mio nuovo parametro è Matteo Salvini. Ecco, Salvini. Cosa dice Salvini? Io ti leggo due frasi di Salvini di 2 giorni fa, proprio recentissime, a proposito di quello che è successo in Liguria, sai che è stato arrestato. No, ma casomai mi querelano e becco voi come giudici. Da tutta Italia. Io non dico, io rideva lui, lei rideva. Allora, Salvini ha detto: vorrei sapere se ci fossero microspie negli uffici di qualche magistrato, per quanto tempo continuerebbe a fare il magistrato, andrebbe a spasso sul lungomare. E poi ha detto anche che se ogni indagato si dimettesse, l'Italia si fermerebbe e che i magistrati non possono essere una casta al di sopra di tutto. Che ne pensiamo? Allora, è vero questa cosa. Cioè, se mi mettessero una microspia alle mie telefonate, beh, che succede ovunque.
se mettessero le microspie nell'ufficio di Salvini, secondo me non ci sarebbero reati, perché a parte un assentimento, non credo che sia, non ho mai pensato, è un gran, è un po' assenteista, questo un po' si può dire, senza offesa. Però non lo potrebbe, non avrebbe nessun processo, nessun reato, perché in Italia non esiste, credo, però ditelo voi, magari sbaglio, non esiste il reato di sparare minchiate. Vediamo, perché non lo so, abbiamo tutti immaginato, se, no, non mi pare. Se si introduce questo reato, non c'è questo il 41 bis a Salvini Boraccio, proprio carcere duro, però fortunatamente il reato non c'è. Poi detto da uno che è sotto processo, quindi comunque, oh, grande Salvini, cioè, va avanti dritto, però è l'arroganza, credo che sia, cioè, vanno dritti per la loro strada. Questi è dai tempi, da quando è morto Mussolini, che aspetto questo momento, di prendere il potere, e guardano in faccia, ma lo so, vanno dritti, e non guardano in faccia a nessuno, ma cose molto più gravi nei Rai, stanno facendo cose che neanche Berlusconi ha fatto, ma in una maniera violenta. Tra l'altro, io non andranno molto lontano, secondo me, chiaramente dopo questo mio intervento il film mio prodotto a Rai Cinema non lo vedrò mai più. Se loro continuano in questo modo a puntare sull'appartenenza e non sul merito, non andranno da nessuna parte. Ma dice, vabbè, cazzi loro, no, è perché il paese non andrà da nessuna parte. E la Meloni, che io purtroppo questo debole, che è una persona simpaticissima umanamente, però appena parla proprio di politica, è più intelligente di quello che sta facendo, che sta succedendo in questo paese, e sta diventando pericoloso, sta diventando un posto pericoloso, ma non che mi aspetto che la Meloni venga e mi meni e torni il fascismo, no, perché banalmente non è una questione linguistica, ad esempio, non poter dire sono antifascista, non è soltanto una questione, è una visione di vita che a me fa paura, e queste sono tutte piccole conseguenze. Ma qualcuno non riesce a dirlo, anzi, più di ed qualcuno. È gravissimo. Io gli ho detto a Piazza del Duomo, se non riesce a dire antifascista, perché magari è fascista, là è troppo femminile, dica antifascisto, a me basta. Sono tutte conseguenze. Però alla risposta, le separazioni delle carriere, io non lo so, perché io, è una cosa tecnica, che io da il cittadino, sentivo Nord che diceva il cittadino lo vuole, no, il cittadino vuole, se mi truffano, io voglio denunciare questo signore e nel giro di 6 mesi aver risolto il problema, questo era nel programma elettorale e quindi i cittadini hanno votato per questo. Invece un altro ministro, Crosetto, ha detto oggi in un'intervista, io mi sono messo contro, ora mi scrive al momento, qua c'è la lista, Crosetto ha detto oggi i PM politicizzati stravolgono le leggi. Che era, Berlusconi, no? E si è tornati all'era di Berlusconi. Ma ti ho detto, è completo. Loro hanno fatto tutto, hanno fatto il giro, hanno fatto tutto il giro. Che vi devo dire? Questo è, dice, è fascismo, il fascismo. No, non è il fascismo. Tra l'altro Crosetto è un'altra persona che secondo me tra quel mondo là è anche il più illuminato. E non capisco com'è che se ne escono queste affermazioni qua. Poi, oh, non è che siete tutti santi qua, pure io sono critico, cioè, per esempio una cosa, ora mi faccio un autogol clamoroso, dice non è colpa vostra, io non lo so, parlo sempre da uomo della strada, non è possibile che io venga a scoprire di essere, mi metto anche contro i giorni, essere indagato leggendo un giornale, com'è possibile? Cioè, a me fa paura. Noi facciamo il nostro mestiere, però. Lo so, però qualcuno sbaglia. Però non è possibile, non è un paese civile dove io vengo a scoprire che sono indagato tramite una giornalista e non tramite l'organo competente. Questa cosa bisogna. D'altro canto, quando tu dici una cosa del genere, quelli se ne approfittano e strafanno e levano tutto. Quindi io, banalmente, voglio un equilibrio, dice, lo so che è facile a dirlo a farsi, ma io do il 43% dei miei compensi allo Stato italiano e vorrei che lo Stato italiano mi rispettasse. Niente, mi fanno cenno, no, che vabbè, lo faccio senza Conte, mi spoglio, però non va. Niente, bene, no. Niente, senato, allora, non ci siamo riusciti, no, lo faccio così, è un po' eclatante, però così rimane, non mi devo preoccupare,
Siamo in diretta, no, allora, streaming, io fatto... mi raccomando. No, lo faccio, è una cosa simbolica. Io ho fatto un'app, non scordo sempre, quindi la devo fare, questo mi sembra il posto giusto, un'app che si chiama Noma, l'ho fatta con la figlia di Boris Giuliano, con Emanuela Giuliano, che si vergognerà tantissimo per quello, e la figlia di Carmelo Iannino, albergatore ucciso dalla mafia, e Tiziano Di Cara, che è un altro ragazzo che si dona l'anima, tutto gratis. Abbiamo fatto un'associazione che si chiama Sulle Nostre Gambe, per dire, non vogliamo niente a nessuno, però io mi prostituisco per raccattare soldi per fare. Quindi se avete la possibilità, magari condannate uno e lo obbligate a scaricare questa app che si chiama Noma. Eccolo qua, Luoghi e Storie, No Mafia. No, se vi capita, se andate nelle scuole, se vi capita di parlare in pubblico, soprattutto con i ragazzi, perché è una cosa. Se io avevo pagato, io ho pure pagato a Conte per, come testimonial. Volevo pagare Renzi, lui dice: no, passa l'Arabia Saudita, fa un giro di bonifici. Era un po' lunga la strada. Sì, era il commercialista, no, bonifici in Arabia Saudita, lascia perdere. Però glielo facciamo avere poi a Conte questa banda. No, se vi scaricate, perché è appunto come poter spiegare la mafia cambia, si evolve, e effettivamente la mafia uccide solo l'estate, quel capolavoro cinematografico che ho fatto. Il regista mi pare che si non chiami, mi ricordo. Ricordo, non so se era Scorsese, non mi ricordo, vabbè. E quello oggi, che ai tempi era considerato una rivoluzione, comunque un modo nuovo, forse oggi è diventato vecchio. Quindi la verità è che noi dobbiamo adeguarci, se evolve la mafia dobbiamo raccontarla in maniera diversa. L'app è un nuovo modo per raccontarlo. Qui ci sono la simulazione degli omicidi, c'è una foto a 360 gradi, ci sono interviste delle persone, dei parenti, foto, la Rai Tech che ci ha dato le immagini repertorio, una cosa di cui andiamo molto fieri, io penso che sia una cosa più bella che abbiamo mai fatto in vita mia, però non vogliamo essere indipendenti, e quindi abbiamo bisogno di prostituzione, no, ma legale, nel senso, e poi la diffusione. No, ma grazie a Pierfrancesco Diliberto Piff, e grazie a tutti voi.